Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft da settima stagione Tutti qua pronti, l'attesa è finita, si comincia Porca miseria ragazzi, la disfatta dell'Italia mi ha distrutto Qui vi giuro era, ero pronto a fare tutte le cose inforiche, Minecraft, è, a, a preparare la bandiera, a preparare il tutto no, Mamma è tristezza raga, è tristezza infinita è andata così, è andata Pianto tanto Comunque, che cosa andiamo a fare oggi? Allora raga, oggi ci andiamo a fare, ci andiamo a stivare un attimo in The Nether, in The Nether perché oggi voglio vale provare a fare la città d'oro di nuovo, voglio riprovare questo vecchio progetto che avevo iniziato tempo fa, ha merito alla città d'oro perché potrebbe essere via, perché no? Perché no? Allora attualmente verificavo che qua non c'è un cazzo d'oro. Dov'è tutto l'oro che io avevo? No, ne ho la più pallida. Ma vi giuro, dov'è sto oro? Ci ho costruito qualcosa, ma non mi pare di aver costruito qualcosa con l'oro, raga. Oh, ma vi giuro, È 5... Che cazzo è l'oro. E io quindi mi metterò a farmare nel Nether quindi su alla Gold Titan il tutto e poi costruiremo qualcosa con il gold. Faremo una sottospecie di prima città, dato che la città degli inferi deve essere una città molto particolare. Ci sarà anche l'oro, poi faremo le mura e tutto il resto, non so, quella delle strade ancora non l'ho risolta, come roba, però potrebbe essere figo. Poi andremo anche nei prossimi episodi come vi dicevo a prendere le shulker box per fare questa sottospecie di magazzino eh, trasportabile perché dovrebbe essere una figata. Eccoci qua ragazzuoli con 70 livelloni e 51 blocchi d'oro. Che effettivamente non sono tanti ma attenzione! Wow! Cazzo, rischio sempre tanto. Allora, vi faccio vedere alcune cose interessanti che dovremmo andare a sistemare. Per esempio, che cazzo ci facciamo con sta, con sta roba? Bella domanda. Potremmo decidere di riproporre la piramide, che facemmo? Quella enorme di, vi ricordate la piramide della sesta stagione? C'è una versione ancora più, em... più... e più peccato questo aggastolo Eh da stronzetto, ecco mi fai il casino. No, 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 no. Che poi tipo quella in cannone non sparare, non sparare. Ok, molto bene. Allora, Bonnie, tatepani, tatepani, wow, bim, mi diverto a fare tipo, <ride> ok, basta, guarda che figata, wow, wow, no, questo non l'ho preso, no, ma è bellissimo, vi giuro, tac, e lo ributti, là, e lo ributti da qualche parte e lo devi, tu. vabbè, ok, basta, io di direi di creare la valle dei templi da sta parte, no, eh, quella l'oro estremo, ecco che ci ho fatto con tutto l'oro, il creeper, certo, eh, ci ho fatto il creeper, giusto, il creeper faraone Eh, Megoyans, mi ricordavo che ci ho fatto qualcosa Boni bon, Allora, allora, Boni Qui, tac, ok, tac, 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 tac Questa sarà, eh, però dobbiamo fare come l'altra volta Nel senso, piramide sì, ma no Cioè, nel senso, ricordiamoci che dobbiamo alternare l'oro a tante altre cose Perché se no viene brutto Viene brutto, non è una cosa che non ci piace allora, sicuramente faremo del però troppo qua perché effettivamente vorrei che fosse parecchio indietro, quindi lo sposterei di tanti blocchini, di una bel genere addirittura. Ecco così già che ci siamo, molto molto bene. Così in modo tale ma anche più avanti in verità, in modo tale da poter fare tranquillamente in parte che così si vedono tutti i vari blocchi, poi devo mettere le indicazioni per i vari blocchi, perché se no ci si riesce cazzo, dove andare, cioè vari portali, perché questi portali portano in tante altre parti. Quindi utilizzando STORO possiamo iniziare a vedere, magari con della Samsung e con tanta altra roba, dove portare, dove mettere e come fare tutto il resto, Ma magari trasferirci, decidere di trasferirci qui nel Nether, che sarebbe veramente comodo secondo me. Allora ragazzuoli, ho pensato di fare una roba del genere, ma effettivamente è un po' scomoda, sono 15, 6 e altri 15, un totale 36 blocchi, vabbè bestia sta piramide, ma come funziona sta piramide, meravigliato? È, è un po' un casino, è un po' un casino per quale motivo, è per diversi motivi, innanzitutto perché io non posso mettere l'entrata qua perché poi ci sarebbe un altro blocco che sta qui, tac, poi le scale e arriverei qua, Ok, dopodiché sa, mi dovrei spostare qui e andare altri due blocchi sopra, quindi no, dovrei andare un po' più in dentro. Ora magari riesco a fare con i vari cosi una, una roba strana, particolare, che ci permette di non avere tutti questi problemi. Punto secondo, come fare il dietro? Perché il davanti è carino, ci mettiamo un botto d'oro, ci mettiamo la, la sandstone, sciapo, non è problema, di lato no, col cazzo. Qua di lato utilizzeremo della, della stone, cobblestone e tutto il resto perché effettivamente. Cazzo, io non ho sbatti che rendere tutta sto ossiana. Tanto di. sì, tutta sta roba, tutta sta um, sandstone. Perché tanto non si vedrà mai. Quindi potremo tranquillamente utilizzare tutta la sabbia. Figa per questa parte qua. E sopra non ci interessa. Ora io direi già di iniziare a fare una robina carina. Nel tipo di mettere queste cosine qua E allungare il tutto Ci bastano i blocchi? Sì ci bastano Certo ce ne vengono pochi però Ci bastano sicuramente Quindi facciamo una cosa del genere Questo lo leviamo Questo lo leviamo E questo lo leviamo E ributtiamo il dietro a Tutta sta parte qua Perfetto Dopodiché altra, sand, altra sandstone ci dobbiamo mettere Mr. Pigman Mr. Signori Pigman Signor Pigman Signori Pigman Stanno sponando troppi pigmen sicuramente Allora guardate un po' raga a colpo d'occhio è figo, <coughs> sono indeciso se però allargarla ancora un po' perché 36 mi sa un po' scarsino. A questo punto potremmo tranquillamente decidere di allargarci un altro po' perché effettivamente deve essere davvero enorme sta roba, 30 sono 15, porterà altri 10 da una parte e dall'altra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casino ho fatto li riconto. E fino a qui siamo d'accordo, a questo punto come funzionerà? Mi prendo un attimo una piccola licenzina di fare una roba del genere. E no, mica per niente, perché se no mi rimane scomodo. Quindi abbassiamo uno, facciamo una cosa del genere e vediamo effettivamente come si presenta la nostra piramide. Ah, a parte che si presenta in un altro modo. Che c'è? calda. Eh, Perfetto, quindi ci servirà sicuramente questo e questo qua. Ah, la nostra piramide si presenta in questo modo. Così facendo potrei tranquillamente decidere di applicare una roba del genere. Giusto, no? Sì, perfetto. Facendo una roba del genere così, perché se io la porto... Eh. Ma. Però mi si vede. Eh, se mi si vede è brutto. Allora potrei fare comunque una roba del genere dicendo, ok, fino a qui, qui ci metto... No, no, vabbè, per forza qua deve arrivare questo. E deve arrivare quanto alto. Ecco, così una cosa del genere la possiamo fare. Con l'oro, no, senza oro che mi fa una cosa del genere così, e mi arriva anche questo in questo modo. Tac. Quindi salendo di gradoni 2-2. Da 2 a 2, ok, perfetto. Che mi fanno tutto il giro qui dietro. In verità, io potrei anche riprendere la coreografia che è questa qua utilizzando le scale. Eccoci qua, ragazzi. Guardate un po', ho fatto tutta, la parte, tutta una parte, diciamo destra, adesso faccio la parte sinistra. In questo modo continuiamo a mettere i blocconi. Ho sistemato anche il blocco, ho fatto il change del blocco. E quindi adesso sarà da contare effettivamente quanti blocchi abbiamo noi a disposizione quanto lungo dobbiamo fare questa roba dietro perché effettivamente non deve essere proprio una piramide far, però insomma, a riguardo oggi è quanto cazzo è grossa sta E no, perché poi ci viene male, perché mi sale mi sale mi sale se non è quadrata, mi sale male, mi sale storta, se mi sale storta è un problema. Noi i problemi non ci piacciono, noi i problemi ci piacciono e quindi sono. Allora, buoni, 6 più, quindi siamo 36, 46, 56 blocchi che voi vi immaginate che cosa sarà una piramide di 56 blocchi qua? Una piramide di 56 blocchi, 56, 56! Una bestia fatta d'oro poi. Cioè, una cosa estrema, veramente, veramente grande, un cantiere veramente enorme. E l'interno non so bene come gestirlo effettivamente perché sarà uno spazio veramente madornale e quello che faremo all'interno non lo so la verità perché pff, madonna è uno spazio veramente infinito, indicibile, una cosa infinita, mostruosa quasi e da qui si entra... Da qui ci sarà un bel porto e si entra, ci saranno tutti i vari sopayani sopra, non ci saranno scalinate esterne, ci saranno soltanto scalinate interne con 56 piani, potrei... Sì, 56 piani, madonna. Con 56 blocchi potremmo fare davvero tante belle cose al suo interno. A questo punto direi mi venti a fermare oro così da poter finire la facciata esterna di 56 e continuare questa roba per altri 56 blocchi, quindi ci rivediamo appena ho una facciata decente. Raga mi stavo rendendo conto che effettivamente è problematico, cioè è figo in culo ma è problematico, cioè no, ho esagerato stavolta, stavolta ho veramente esagerato Allora eh, potrebbe venire fuori una cosa estremamente figa fuori dal normale, però per farmare tutto sto che ci servirà vi giuro ci vorrà una quantità di tempo che metterà spavento Calcolate anche che questa piramide è piazzata a terra sulla bedrock quindi già lì vi dovrebbe far pensare. Però mo, vabbè che vabbè mamma mia è davvero davvero. Non lo so. Non lo so quello che verrà fuori So solo che potrebbe essere una figata estrema Verrà molto molto grande, molto molto ampia immensa. una figata estrema Qui ci sarà tutta una bella roba Lì c'è la parte... Vabbè, vabbè, no, senza fare robe varie Magari ci mettiamo anche qualche palmetta So che magari qui il legno, le foglie non saranno bellissime Però comunque, secondo me Fa colpo vedere quella roba là Figa es, all'estremo, figa all'estremo Veramente, figa all'estremo Questo lo dobbiamo lasciare sempre qui Che... Questa cosa, vi giuro Wow Bim Ancora io Perfetto, basta, 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 basta. via, via, via Buttiamocene di sotto Bisogna rifarla Forse un po' meglio Quella roba perché fa sì. casino Ragazzoli, penso che per codere questo video possa tranquillamente essere tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione di lasciarmi mi piace Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere il video su Facebook E farmi una persone Mi raccomando, passate in tutti i Link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Io, prima volta, vi giuro che passo per questa strada Per tornare a casa Ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi